La pace del Signore sia con tutti noi. Volevo augurarvi un buon pomeriggio di domenica a tutti quanti e volevo leggervi questo piccolo versetto che il fratello Francesco Riccio ha fatto una foto e l'ha mandato, dove dice: voi siete la luce del mondo. In Matteo 5, versetto 14, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano scoperte. Giovanni 3, versetto 20. È vero che quando noi facciamo tutto alla luce, tutte le cose nefaste vengono in gallo e si vedono. Perciò chi non fa le cose giuste odia la luce, e quando vede la luce si copre gli occhi per non vedere. Ora noi figlioli di Dio siamo nati nella luce e nella luce dobbiamo restare. E per questo vi invoglio a tutti quanti di stare sempre vicino alla luce, che la fonte è Gesù Cristo nostro Signore. Non per altro ciò che sta vicino a Gesù germoglia a nuova vita. Fate presente come quando un contadino semina il seme, che cosa fa? Mentre lo semina, nella buca, lo copre con la terra, sapendo che questo seme muore e dà alla morte una nuova vita, si moltiplica germogliando, e soprattutto se sono dei semi che si moltiplicano all'esterno, fioriscono, producono il frutto e lo portano a concepimento. E per questo voglio dirvi: se sono dei frutti sottoterra che si moltiplicano sotto la terra, vi faccio un esempio per non darvi delle difficoltà psicologiche. Avete presente le patate? Noi quando seminiamo le patate, loro germogliano fuori, la pianta prende vita, linfa, aria, amore, tutto, raggi solari, tutto, ma la produzione ce l'ha sottoterra. Le patate si producono sottoterra. E così a volte identifichiamo chi sta nel buio e chi sta nella luce. Chi sta nel buio produce lo stesso, se anche è nel bene del Signore. Ma chi è nel buio e sta vicino al nemico produce odio, violenza, distruzione, inimicizia. Stiamo attenti, miei cari, nella grazia, ciò che facciamo. A volte per motivi di restrizione psicologica o di malattia o di difficoltà siamo costretti a stare al buio. Esempio, chi è in galera, in carcere, purtroppo sta al buio. Non è detto che questa persona, dopo aver scontato la sua pena, non possa rifiorire. Sì, se ha scontato la sua pena e ha chiesto perdono a Dio e Dio l'ha perdonato, questa persona rifiorisce e torna a vita eterna.
Ora, gli esempi sono tanti, mia cara, nella grazia. Non mi voglio prolungare tanto su questo video, perché ho promesso di fare video piccolini. Voglio soltanto pregare per ognuno di voi di comprendere questo evento che ho fatto oggi. Chi sta nella luce vive nella luce. E come dice questo versetto che ha scritto il fratello Francesco Riccio, voi siete la luce del mondo. Matteo 5, versetto 14. Chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano scoperte. Giovanni 3, versetto 20. Se siete d'accordo, chiniamo il capo e preghiamo perché il Signore possa benedirci in questa opera sua. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per la gioia che tu ci hai messo nel cuore e nell'animo e soprattutto per la salute che ci hai donato in questi giorni e anche per questa bellissima giornata che tu oggi hai fatto splendere anche qui in Germania. Una giornata così bella in questi mesi, è difficile vederla, ma tu ci hai donato questa gioia, Signore. Benedici ancora altri giorni come questi qui anche in Germania, fai che possiamo riscaldarci il nostro cuore, la nostra anima, il nostro corpo. Signore, dopo una settimana di malattia che ho avuto, la tosse, il raffreddore, virus, Signore, questo per me è come un profumo soave, a me gradito, Signore. Grazie, Padre. Benedici ancora chiunque ancora si trova nell'angustia, nella malattia, nel virus, nel raffreddore e in qualche altra difficoltà. Benedicelo che possa uscirne presto. Ti ringraziamo, Padre. Benedici ancora i nostri familiari, tutti quanti, Signore. Benedici mia moglie, i miei figli, mio nuore, mio genero, i miei nipotini, ancora i miei amici e anche i miei nemici. Benedici ancora i miei consuoceri, sia quelle che sono qui in Germania che quelle che sono in Italia. Benedici soprattutto le persone che sono in questo momento in amicizia, che possono trovare di nuovo l'amicizia tra uno e l'altro, e soprattutto benedici tutti i popoli del mondo, che non ci sia guerra, Signore, che la pace possa trionfare. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Mia cara, vi abbraccio come se fossimo qui di presenza, come ogni volta, perché con un bacio vi saluto a tutti e che Dio ci benedica a tutti quanti. Saluti dal fratello Angelo Piccone, che vi ama con tutto il cuore e non desidera altro che voi possiate uscire dai problemi, se ne avete. Se non ne avete, tanto meglio, possiate goderne più meglio ciò che in questo momento vi trasmetto. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Se avete dei altri desideri di vedere altri filmati o GIF o predicazioni o tutt'altro, digitate il mio sito, che è questo qua, ve lo faccio vedere subito. Questo qua. La pace del Signore sia con tutti voi. www.gesù la luce del mondo. Stasera, vedete che è tutto un sito meraviglioso, stacco l'audio. Appena aprite il sito si trova un audio che ho trasmesso tanto tempo fa. E Dio vorrà, un giorno ne farò qualche altro che possa sostituirlo, ma mi sembra ancora idoneo che per chi ancora è alle prime acque nella parola del Signore possa gustare ciò che sto dicendo in questo video. Ebbene, mie care, nella grazia vi saluto
nella pace del Signore a tutti quanti. Come vedete, il sito è molto importante, è molto vasto, ci sono dei GIF e tante altre cose che vi gioiscono il cuore e anche l'anima. Ogni link che cliccate, ogni foto vi trasporterà in un altro sito. Vedete? Inne, preghiere, Bibbia. Questa è una Bibbia in MP3. Potete cliccarci e anche sotto, vedete, ci sono tutti gli MP3 sotto, vedete qua. Ecco, comincia dalla Genesi qua. Dalla Genesi, ogni link cliccandoci vi dà il link automaticamente in italiano, dalla Genesi fino all'Apocalisse, link per link, potete gustare questa gioia nel Signore. Vi faccio sentire, ecco, sto cliccando Genesi 1, Genesi capitolo primo. vedete? Nel principio il Dio creò i cieli e la... Ok, vi saluto nella pace del Signore a tutti quanti, pace del Signore. Amen.